l'economia non va male per colpa loro, perché loro non possono decidere le allocazioni delle risorse che abbiamo, non possono decidere gli investimenti, e anzi loro contribuiscono perché vengono a lavorare, si inseriscono dove noi diciamo che si devono inserire e quindi ci aiutano. Non possono essere considerati quelli che ci scippano il lavoro, perché anche in questo caso loro vanno a occupare i posti di lavoro che noi non vogliamo, non so, presso le famiglie, il badantato, l'edilizia e altri lavori gravosi. Per la demografia poi non ha nessun senso. Se c'è una realtà che ha aiutato l'Italia dal punto di vista demografico sono gli immigrati, perché sono una popolazione più giovane e hanno attenuato un po' la decadenza che stiamo avendo. Ma loro distruggono la nostra religione. Ma non è vero, ci sarà qualche testa balzana anche tra di loro. Ma io ho tanti amici musulmani di altre religioni e lavoriamo insieme per il dialogo. Vengono da noi come noi andavamo negli altri paesi quando l'Italia era un paese povero. E si rischiava di morire disperati perché non c'erano neppure da sopravvivere. Delle cose che vanno male nei loro paesi di origine non sono causa agli immigrati, loro sono vittime di un regime corrotto, di guerre che si fanno, di insistenze straniere che portano a lotte intestine e così via. Il 54% di questi immigrati è composto da donne, ma nella provincia di Pescara addirittura si raggiunge il 58%, quindi vuol dire che su 10 immigrati 6 sono donne. Un quinto di questa popolazione è composta da minori, il 20% sono bambini e ragazzi sotto i 18 anni. Il 65% di questi immigrati ha un permesso di lungo soggiorno, vuol dire che sono anni che stanno qui. Almeno 6 e certamente molti di più. 3.000 sono le nuove acquisizioni di cittadinanza, c'erano immigrati che non erano cittadini e che adesso lo sono. I nuovi nati, un migliaio l'anno scorso. La scuola, 3 su 5 della scuola italiana degli immigrati sono nati qui, quindi non sono immigrati, sono nati qui solo per la legislazione che abbiamo. Naturalmente non sono ancora cittadini e per poterlo diventare devono aspettare 18 anni e non è detto che lo diventino. Se noi cominciassimo ad affrontare almeno la parte, ecco, questa parte che riguarda noi, cioè di queste 13.000, quasi 14.000 imprese, noi non le guardiamo come 14.000, questo adesso dico il mio punto di vista, noi non è che le guardiamo come 14.000 soggetti diversi. Per noi sono 14.000 imprese esattamente uguali a quelle italiane. Perché quando da noi viene un'impresa, noi non gli chiediamo di dov'è, che orientamento politico ha, come la pensa, di che colore è la sua pelle, da dove proviene, a noi che religione pratica. Per noi è un imprenditore che si associa alla nostra organizzazione, se ritiene di associarsi, e a cui noi eroghiamo tutti i servizi o diamo tutte le opportunità che diamo a tutti gli altri. La regione Abruzzo, non avendo però risorse dirette proprie da poter garantire, come dire, percorsi importanti, che cosa ha fatto, cosa fa, cosa prova a fare? Innanzitutto quello di intercettare quante più risorse possibili per poter poi declinare azioni che trovino riscontro immediato nell'affrontare i problemi. L'ha cominciato a fare da un po' di anni, lo ha fatto inserendo anche nell'ultima programmazione del Fondo Sociale Europeo risorse a favore, proprio con misure specifiche a favore dei migranti, anche se all'interno di tutto l'asse del Fondo Sociale Europeo, che riguarda proprio il cosiddetto asse inclusione sociale, in ogni azione c'è spazio per poter fare in modo che i migranti presenti nel nostro territorio possano trovare risposte. Non c'è una misura che non preveda interventi a favore anche dei migranti. Se tutti quanti parlano, vedono i migranti associati ai richiedenti asilo, sbagliano, come ha detto anche il professore, sbagliano. Ci sono quei migranti stanziati, che sono 60% in Abruzzo, che lavorano, producono
aiutano l'economia di questo paese. Se uno pensa che i migranti non devono stare ancora in Italia, non esistono, uno sbaglia. Bisogna tutti quanti far capire chi ci governa domani di poter riprogettare questo paese insieme, non a dividerci. Dal rapporto appare chiaramente che le discriminazioni a cui assistiamo quasi giornalmente si basano sui pregiudizi. Cioè si pensa di essere sotto un attacco di invasione, in particolare di un'invasione musulmana, mentre già abbiamo visto con qualche grafico che la realtà è un altro, perché più della metà dei immigrati sono cristiani, di cui la maggioranza ortodossi, e non vengono dall'Africa, ma vengono soprattutto dai paesi europei. Poi c'è una bella fetta di cattolici romani, più o meno 1 milione, e poi alcune centinaia di migliaia di protestanti. Perché i più presenti sono i rumeni, seguiti dai nigeriani, dai senegalesi e via via tutto il resto. Quali sono le maggiori richieste che ci chiedono? All'inizio vedete l'orientamento al lavoro e il sostegno economico. Mi fermo su questo perché sempre di più, soprattutto dall'Europa dell'Est, noi ci rendiamo conto che c'è un mercato, un'organizzazione ben precisa, prendono, caricano, portano, gli dicono dove farli scendere, di andare in Caritas a farsi fare il famoso quadrotino di cartone dove devono scrivere o 5 figli o proprio qualche foto. Cioè c'è un'organizzazione ed è questa che va combattuta, non va combattuta tra virgolette la persona che è in ricerca di una vita migliore, ma vanno combattute poi le organizzazioni che si approfittano delle povertà.